Carissimi amici, buongiorno. Eccoci di nuovo insieme per una puntata della nostra trasmissione sulla salute che, come sapete, si chiama In Salute. Anche ai tempi di Covid-19 non dobbiamo dimenticare i tanti amici che sono ipertesi. Voi sapete che la pressione arteriosa è la forza con la quale il cuore spinge il sangue nelle nostre arterie. Che cosa sono le arterie? Sono quei vasi, quelle autostrade che percorrono tutto il nostro corpo e servono a che cosa? A portare ossigeno e nutrienti in tutte le parti del nostro organismo. Solo così il nostro corpo può rimanere in salute e vivere più a lungo possibile. Quando le nostre arterie invecchiano, perché oppure le pareti delle arterie subiscono delle alterazioni, come perdita di elasticità, deposito di materiali sulle pareti, questa spinta del sangue diventa più difficile e quindi il cuore ci deve mettere più forza nella sistole. Questo che cosa comporta? Una maggiore forza di contrazione che a lungo andare ammala il cuore. Pertanto, noi dobbiamo avere valori di pressione che siano tali da non creare una malattia al cuore stesso, ai reni e poi al cervello, perché questi sono gli organi che alla fine l'ipertensione arteriosa apporta. Quindi che cos'è l'ipertensione arteriosa? È un aumento della pressione arteriosa. Possono essere affette persone che sanno di aver avuto i genitori, di aver avuto i nonni, quindi che hanno una familiarità. Oppure possono essere affette persone che hanno cattive abitudini alimentari. Ne sono affette i fumatori di sigaretta, oppure quelli che hanno delle malattie metaboliche. Ad esempio il diabete mellito oppure l'ipertiroidismo, un aumento della funzione della tiroide, anche quella determina una ipertensione. Anche lo stress determina ipertensione, l'insufficienza renale determina ipertensione e anche la sedentarietà. Che cosa dobbiamo fare? Anche il giovane adulto deve misurare la pressione almeno una volta al mese, in modo da rendersi conto se ci sono state delle modifiche, perché da giovani siamo tutti quanti ipotesi, abbiamo tutti quanti la pressione bassa. Invece con gli anni l'ipertensione, vi ho detto per i fattori che ho enunciato prima, che la pressione può aumentare. Ad esempio nelle donne dopo la menopausa hanno la stessa probabilità di essere ipertesa dei loro colleghi uomini. Pertanto, una misurazione una volta al mese, invece i soggetti ipertesi devono tenerla sotto controllo più di frequente, i soggetti ipertesi anziani. La differenza tra l'iperteso anziano è che l'ipertese anziano sa di avere delle comorbilità e pertanto è più attento anche alla terapia. Invece nei giovani adulti loro difficilmente tendono ad attenersi alla terapia, uno perché inizialmente soprattutto tendono a non credere di essere ammalati. Quanti pazienti mi dicono: ma io ho avuto sempre la pressione bassa, non considerando che col tempo il nostro organismo cambia e quindi con essa cambia anche la pressione arteriosa e i fattori di rischio che la determinano. E quindi dobbiamo fare attenzione: se abbiamo una pressione 130-80 diremo che è normale, se abbiamo una pressione che è già 140-90 diremo che è una pressione a rischio, se invece la nostra pressione supera i 145-95 siamo ipertesi. Ricordatevi che l'ipertensione può essere lieve, moderata o severa. Se abbiamo una pressione 180 su 100 è sicuramente una pressione severa. Che cosa possiamo fare? Possiamo seguire i consigli del medico, attuare una modifica del proprio stile di vita, quindi con un'alimentazione corretta, ridurre la sedentarietà, cercare di non mangiare cibi che ci fanno male, cibi grassi, salati, insaccati, tutto ciò che contiene sale e grassi aumenta la pressione. Pertanto berremo l'acqua oligominerale, l'idratazione è molto importante, almeno 1,5 litri di acqua oligominerale nella giornata. Se riuscite a fare un po' di attività fisica, perché la sedentarietà fa male agli ipertesi e anche a quelli che non lo sono, facendoli diventare tali, e quindi 10 minuti al giorno di attività aerobica, e invece se ne riuscite tutti i giorni, almeno 20 minuti 3 volte a settimana.
Per quanto riguarda la misurazione della pressione, come la dobbiamo fare? Noi possiamo misurare sia con gli apparecchi tradizionali manuali che invece automisurandolo. L'automisurazione è molto importante, fatta con quei piccoli apparecchietti che si comprano in farmacia e in parafarmacia. Molti di questi ci danno anche la frequenza cardiaca e quindi sono utili anche ad altri parametri. La prima volta io vi consiglio di portare il vostro apparecchio dal medico di base, li misurate insieme al suo apparecchio tradizionale e vedete il vostro piccolo apparecchio che scarto dà. Nelle successive misurazioni che farete da soli a casa, terrete conto di questo scarto perché saprete che il vostro apparecchio, ad esempio, calcola 20 mm mercurio in più o 20 mm mercurio in meno. Questo soltanto per fare un esempio. E quindi attenzione. La terapia farmacologica, una volta che è iniziata, che il vostro medico vi ha attivato la terapia farmacologica, essa non va sospesa se non sotto controllo del vostro medico, il medico curante o medico specialista, al quale soltanto è deputata la decisione di sospendere la terapia, di modificarla, tenendo conto che non esistono terapie farmacologiche uguali per tutti. Le terapie sono individuali perché tanti sono i farmaci per l'ipertensione e quindi dobbiamo tenere conto che la terapia va cucita addosso ad ognuno dei nostri pazienti come si fa con un vestito, quello che gli calza meglio e che quindi è più efficace a secondo delle sue condizioni poi generali. Ben trovati a tutti quanti, siamo sempre qui a Fisiomedica, sono Gaetano Schettino, dottore in fisioterapia. Ci ritroviamo per il consueto appuntamento della rubrica In Salute dell'emittente locale Cilento Channel. Oggi andremo a vedere degli esercizi sia che fanno bene alle persone che soffrono di artrosi o osteoporosi, sia per chi soffre di ipertensione arteriosa. Dopo successivamente andremo a vedere un esercizio molto facile da fare anche a casa, ovviamente, che vi rilassa a livello delle gambe e vi fa sentire meglio durante tutta la giornata. Ora, prima andiamo a vedere gli esercizi per tenerci sempre energici, come già dicevamo in un altro video, per muoverci e quindi per sfavorire quelle rigidità che a volte possiamo avere durante la mattinata o intorno alle ore pomeridiane della sera. Qui abbiamo una mazza ovviamente della scopa, quella che penso abbiamo tutti quanti a casa, e andiamo a fare dei semplici esercizi. Ne andiamo a vedere quattro. Il primo è una flesso-estensione delle braccia. Quindi ovviamente prendiamo la nostra mazza, ci mettiamo in piedi, se abbiamo la fortuna di avere uno specchio e siamo in una zona piuttosto ampia e libera, ci mettiamo davanti allo specchio in modo tale che riusciamo a vedere come siamo dritti. Prendiamo la mazza. La mettiamo davanti a noi, ruotiamo le mani devono stare equidistanti, e andiamo a fare questo tipo di movimento qua, sempre lento e progressivo, in modo tale che andiamo a mobilizzare le articolazioni delle mani, i polsi, l'avambraccio, il braccio e le spalle. Questo vi darà un grande sollievo. Se sentite clic e croc delle articolazioni, non vi preoccupate, se non fa male è del tutto normale. Andiamo a fare così, lenti movimenti così. Andiamo a fare tre serie da 30 ripetute. Se riusciamo a fare una volta al giorno, bene. Se riusciamo a farne due volte al giorno, quindi una la mattina e una la sera, ancora meglio. Questo è il primo esercizio. Adesso ne andiamo a vedere un altro molto semplice altrettanto, che è l'elevazione della spalla. Posizioniamo il bastone così, guardiamo dritto, spalle aperte e andiamo a portare il bastone sopra la nostra testa, così. Ok? Sempre lento e progressivo, mani equidistanti. Ok, e andiamo giù. Benissimo, questo è il secondo, altrettanto facile, la mazza della scopa è di legno, pesa pochissimo. Quello che interessa a noi più del peso è il movimento giusto, il movimento corretto, fisiologico del corpo, è fondamentale. Ok, ne andiamo a vedere un altro, questo è per il tronco, prendete la mazza, andate a posizionare sopra i trapezi. E andiamo a fare questo movimento del tronco.
piedi solidi a terra, gambe immobili, quello che va a ruotare è soltanto il tronco, per mobilizzare la colonna a livello lombare e dorsale. Benissimo, andiamo a fare sempre tre serie da 30 ripetute. Ok, rotazione a sinistra e rotazione a destra. Vi ripeto, molto 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 semplice anche questo. Va bene? Ok, adesso ne andiamo a vedere un altro che è l'ultimo ed è quello di cui abbiamo parlato proprio oggi nella nostra rubrica in salute, ovvero per chi soffre di ipertensione. Qui nella nostra palestra, solitamente chi soffre di ipertensione, vieni qui e facciamo degli esercizi dedicati a chi soffre di questa patologia, insomma. Quello che vi posso far vedere è un esercizio che potete fare comodamente anche a casa. Noi qui in palestra abbiamo dei materassini, ovviamente delle palle dedicate per fare questo determinato esercizio. Bisogna stendersi sul materassino, mettere la palla o, nel caso vostro che state a casa, due o tre cuscini sotto le gambe in modo tale che vadano a formare un angolo di 90 gradi. Andando a formare questo angolo di 90 gradi si riesce a favorire il corretto ritorno venoso. Però è importante che riusciate a stare stesi completamente a terra sul tappeto, se avete un materassino a casa o va bene anche il letto. L'importante è che andate a formare un angolo di 90 gradi. Noi qua siamo favoriti, ovviamente abbiamo una bella palla morbida. Allora ci andiamo a stendere completamente. Prendiamo i due o tre cuscini che abbiamo a casa, li posizioniamo sotto le gambe, ci mettiamo sotto i cuscini col sedere, in questo caso di polla padel, andiamo a posizionarci in questo modo, formando un angolo di 90 gradi in modo tale che la lombare scivola giù e le gambe vanno avanti, favoriamo il ritorno venoso alle gambe e la corretta posizione della lombare in scarico. Se riuscite a starci 15-20 minuti sarebbe l'ideale, ovviamente sempre la mattina e la sera. Vi assicuro che vi sentirete meglio. Ok. Questo è l'ultimo esercizio. Ci vediamo per il prossimo videoclip. È stato un piacere, spero che i miei consigli siano stati utili. Seguiteci sempre su Cilento Channel.